Sempre sobrio ed elegante, Toninelli. Prego, Donzelli. Un guru. Allora, alcune cose veloci ma abbastanza chiare. Toninelli, se ha questa opinione di Berlusconi, con coerenza deve mettersi all'opposizione e non governarci insieme, perché altrimenti non possono raccontare le favole agli italiani pur di rimanere attaccati a una poltrona. Seconda cosa, sentivo parlare prima di un'ipotesi Mattarella bis, per intendersi. Nel caso in cui tutte le forze politiche dovessero chiedere a Mattarella il sacrificio di rimanere, cosa potrebbe accadere in caso di aumento dei contagi, blocco del Parlamento? Ecco, vorrei rassicurare, Fratelli d'Italia ci tiene a accontentare Mattarella, non gli chiederemo mai di rimanere, di essere confermato Presidente della Repubblica. Quindi l'ipotesi che tutto il Parlamento chieda a Mattarella di rimanere non c'è. Questo a scanso di equivoci, almeno noi abbiamo tanti difetti, ma siamo abbastanza lineari e coerenti. Quello che diciamo lo facciamo. E altro passaggio, sento continuare a dire che questo Parlamento non è in grado di guidare la nazione e quindi ci si arrampica in 3.000 soluzioni per andare avanti. Fratelli d'Italia pensa serenamente che se questo Parlamento, e siamo d'accordo, non è in grado di guidare la nazione, per 10 mesi non accade niente di male se si anticipano le elezioni, si rinnova il Parlamento e si mette in Italia un Parlamento in grado di guidare la nazione. Anche perché per mettere a terra il PNRR, per gestire la ripresa economica, per dare delle risposte a tutte le aziende che sono in ginocchio, per dare anche credibilità dell'Italia in Europa, serve un orizzonte lungo. Non serve un governicchio che sta più o meno in piedi 10 mesi, perché anche nel migliore dei casi per Toninelli, che altrimenti ha paura di perdere la poltrona, fra 12 mesi comunque siamo in campagna elettorale, quindi al massimo si parla di altri 12 mesi. Dico questo perché Draghi è una figura importante per l'Italia, non solo, anche se noi siamo all'opposizione riconosciamo lo standing di Draghi e lo stiamo discutendo se deve rimanere per 10 mesi Presidente del Consiglio, andare a fare Presidente della Repubblica, ma è una figura, Draghi, che potrebbe servire in futuro anche nello scacchiere internazionale. Questo Parlamento, con questa maggioranza, in queste condizioni, con questo governo, stanno anche, diciamo così, bruciando, sciupando, rovinando la figura di Draghi. Già Draghi oggi ha meno credibilità di quando è entrato al governo, perché già iniziano a vedere che alla fine la pandemia non l'ha bloccata, i soldi a fiumi non sono arrivati, qualche errore è stato detto sul Green Pass, è stato fatto. Quindi anche la figura di Draghi rischia di rovinarsi in questo Parlamento ormai balcanizzato e incapace di guidare l'Italia. La soluzione migliore è scegliere velocemente un Presidente della Repubblica. Noi ci auguriamo finalmente a servizio degli italiani e non è scelto perché ha la tessera del PD in tasca, ma il giorno dopo, comunque, a prescindere, ridare la parola agli italiani e ad avere un Parlamento e un governo con un consenso alle spalle forte e un orizzonte lungo davanti. Senta, sto facendo un test in questi giorni. Casini, per lei, è di centrodestra o di centrosinistra? Salvini è il parlamentare che c'è da più tempo in Parlamento in questo momento. Perché lo è stato di tutte e due, lo è di tutte e due, centrodestra e centrosinistra. Ecco. Casini, devo essere sincero, ha dimostrato quando ha guidato la Commissione Banche e da Presidente della Commissione Banche di non essere persona così garante del bene collettivo, pur essendo una figura comunque stimabile e stimata. Da Presidente della Commissione Banche diciamo che abbiamo avuto delle perplessità su come ha gestito quel ruolo, che era un ruolo in un momento molto delicato, ricordo tutta la vicenda Banca Etruria, Monte dei Paschi, ecco, da Presidente della Commissione Inchiesta sulle non Banche non vi è piaciuto. Non è stato così garante di quella che era l'opposizione in quel momento. Faraone...